Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La sensazione che ho sempre avuto da quando mi sono interessata più di altri tempi del fenomeno mafioso nel nostro paese, che la mafia esiste, è forte, ma la forza principale della mafia è fuori dalla mafia, sta in quei poteri, quelli economici, quelli politici, che sono disponibili ad un rapporto con i poteri mafiosi. Lo Stato ha sconfitto il terrorismo, ha sconfitto le bande criminali, ha sconfitto anche la mafia delle stragi, ma non è riuscita a sconfiggere la mafia vera, quella che di fatto solitamente e nella sua storia non si oppone allo Stato, non si oppone al potere locale o statale o al potere economico, finanziario, burocratico, amministrativo, lo piega ai propri interessi, riesce a in qualche modo a farlo diventare complice dei propri obiettivi. E perché infatti si chiude una parentesi con la cattura di Matteo Messina Denaro, una parentesi definitiva, però al tempo stesso si apre una parentesi che è durata i 30 anni della sua latitanza, che non solo la sua latitanza, ma come abbiamo visto e come abbiamo visto in questi giorni e in questi ultimi mesi, certamente chi ha vinto le elezioni in Sicilia non l'ha vinte dichiarando in campagna elettorale che non voleva i voti dei mafiosi. Allora, fermiamoci, si fermi un attimo qua, voglio...